Per fare ricerche più specifiche, abbiamo a disposizione i filtri. Nella colonna destra dei risultati possiamo limitare la ricerca a certi aspetti. Source type serve se vogliamo solo un tipo di documento. Ad esempio, se vogliamo solo gli articoli, selezioniamo Scholarly Journals. I risultati sono diventati 208. Se cambiassimo idea e volessimo annullare il filtro, basterebbe cliccare sulla X. Tra i filtri disponibili è molto utile quello dei subject. Cliccando il più accanto a subject, si aprono i 5 soggetti più frequenti associati alla nostra ricerca. Per vederli tutti, selezioniamo More Options. Questa finestra permette di includere ed escludere certi descrittori. Potremmo ad esempio voler escludere gli articoli che parlano dei genitori, perché non sono oggetto della nostra ricerca. Cerchiamo allora la parola Parents e selezioniamo l'opzione Escludi. Apply. Come vedete, sono stati tolti tutti i risultati che contenevano descrittore Parents. Anche in questo caso, se cambiamo idea, basta selezionare la X. L'ultimo filtro importante che volevo mostrare è l'anno di pubblicazione, publication date. Bisogna trascinare la freccetta, quindi poniamo ad esempio di volere solo i risultati dal 2000 in poi, noi spostiamo in questo modo la freccetta e poi clicchiamo su Update. Adesso vediamo nel dettaglio la distribuzione dei risultati dal 2000 al 2014.